Sciattete! Ma ciao, brutto pezzo di camperista! Che fai? Cerchi aiuto? Sai di cosa ti parlo oggi? Del riavvio del tuo bel bestione bianco dopo il rimessaggio invernale. Perché lo so, dai, che tu sogni di vivere in camper, ma poi lo usi 2 settimane l'anno e in inverno lo lasci a patire le pene dell'inferno. In questo video ti ho detto che cosa, secondo me, è necessario fare se si vuole usare il camper in inverno anche in climi freddi. Se non l'hai ancora visto, magari... E dico magari! Vai a darci un'occhiata, sono oltre 40 minuti di suggerimenti, manutenzioni e trucchi che credo possano essere abbastanza utili. Bentornato sul nostro canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Statene a casa! Ora più che mai, con sto brutto virus che serpeggia su tutta la penisola e visto che... A casa rischi di squagliarti la wallera... Ti fai una bella maratona dei miei video. Sai cosa dovrei dirti ora se fossi un bravo youtuber? Clicca sulla campanellina per non perderti altri video, metti un like, commenta, iscriviti, guarda il video fino alla fine. Vabbè, fai un po' come cazzo te pare, che se poi attivi tutte le campanelline di tutti quelli che ti dicono di farlo, ti viene l'esaurimento nervoso a forza di notifiche ogni 3 secondi. E poi va di Prozac. Però, se fossi in te, se non ti iscrivi starei attento che qualcuno non mi buchi le gomme nottetempo. Non si sa mai al giorno d'oggi. Come ti dicevo, oggi si parla di come ripristinare il camper dopo il rimessaggio. Non è una cosa che faccio molto spesso. Anzi mai. Visto che io in camper ci vivo. Ma chiedendo ad amici, allestitori, venditori e... Messatori. Ma si dice così? Ho raccolto un po' di informazioni utili e mo te le spiattello belle belle. Prima di iniziare però te becchi la cartolina di questa settimana. Questa volta ti porto in Lituania, nella penisola di Mida, all'interno del parco Hill of Witches, ovvero la collina delle streghe. Guarda un po' che roba. Piaciuta la cartolina? Devo dirti che tra i 3 paesi baltici la Lituania ci è piaciuta particolarmente per la sua natura selvaggia e per il wifi super veloce. Anche nella peggiore bettola di Vilnius scaricavi a 5 GB al secondo. Ma ora andiamo a vedere come resuscitare la tua balena su ruote dopo la lunga agonia invernale. Il rimessaggio. Lo so, adesso non dovrei parlarti del rimessaggio. E infatti non lo faccio. O meglio, non approfondirò il tema perché ci sarà tempo per una puntata dedicata. Tra poco arriva la primavera e da aprile in poi tu e tutti i brutti pezzi di camperista andrete ad affollare le aree di sosta di tutto il pianeta. E quindi, visto che tra poco... E quindi, visto che tra poco riparti, mica te posso parlare di come fare a mettere in rimessaggio il bestione bianco, no? Ci sono però alcune cose che devi assolutamente sapere perché
perché nel caso in cui tu non le avessi messe in pratica all'inizio dell'inverno, potresti avere dei problemi che è meglio risolvere prima di mettersi in moto. Ti capì? Ti faccio solo un elenco delle cose da fare, e se per caso non ne hai rispettate alcune, la parte successiva del video ti sarà molto utile. Ne sono certo. E comunque, anche se hai seguito il decalogo del bravo camperista stagionale, ti consiglio di dare un'occhiata a tutto il video. Non si sa mai quello che può capitare. Passiamo quindi all'elenco veloce delle cose da fare prima del rimessaggio invernale. 1. Svuotamento impianto idrico. Svuota l'impianto idrico e lavalo accuratamente. Ricordati di far sfiatare i rubinetti e di lasciarli aperti, altrimenti l'acqua stagnerà con le conseguenze che immagini, e se lo lascerai fermo al freddo potrebbe anche ghiacciarsi parte dell'impianto stesso. 2. Pulizia cassetta delle nere. Pulisci bene la cassetta delle nere e ercesso. Magari usare un prodotto come quello che ti metto in descrizione per igienizzare al massimo ed evitare che restino residui. Ricordati anche del lubrificare bene le guarnizioni. Lascia magari aperti i tappi e la ghigliottina per migliorare la reazione. 3. Lavaggio camper. Lava bene il camperone, soprattutto i sottoscocca e i passaruota. Eviterai danni dati da eventuale sale, fango o altre schifezze raccolte lungo la strada. Lavalo bene anche dentro, pavimenti, pensili, ovunque tu riesca ad arrivare, perché i residui alimentari potrebbero essere manna dal cielo per topi ed insetti. E poi sai che puzza. 4. Chiusura griglie e camini. Proteggi bene tutte le griglie, frigo, riscaldatori, per evitare che entri sporco o animaletti indesiderati. Se hai le mascherine protettive, mica quelle per il coronavirus, usale. 5. Corretta areazione. Lascia gli oblò leggermente aperti, tipo un centimetro, per consentire al tuo bestione di respirare. Ovviamente assicurati che sia al coperto o chiudi quando piove. 6. Evitare condense. Usa un isolante esterno sul parabrezza e solleva materassi e cuscini, così limiterà il più possibile la condensa e il formarsi di muffe. Che due coglioni! E ancora? 7. Pulizia frigo. Pulisci bene anche il frigone da 200 litri del camperone. Ricordati di lasciare la porta leggermente aperta, altrimenti al tuo ritorno puzzerà de suocera morta. 8. Evitare ovalizzazione gomme. Ogni tanto accendi il motore, fallo andare qualche minuto e percorri qualche chilometro. Eviterai che le gomme si ovalizzino e terrai ben lubrificate le parti meccaniche. 9. Stacca le batterie. Togli i morsetti da batterie ausiliarie e da quelle motore. Usa lo stacca batteria se ce l'hai. Eviterai di doverle buttare. 10. Controllo guarnizioni. Controllami sempre le guarnizioni e le giunture con le rispettive sigillature. Non vorrei mica trovarti al camperone infiltrato, vero? Se puoi, comunque, cerca di rimessarlo. Oh, Albe, ma se può di rimessarlo? E diciamolo, rimessarlo? Dicevo, di rimessarlo al coperto. Non sigillarmi il camper come fanno alcuni, che poi mi pare una sarsiccia sotto vuoto. Creare l'effetto serra e non farlo respirare è peggio che lasciarlo sotto la pioggia. Tutto chiaro? No! E vabbè, fai un po' come minchia te pare. Poi però non mi venite a lamentare i commenti. E adesso vieni con me che andiamo a vedere cosa fare prima di ripartire. I controlli meccanici. Lo sai, vero brutto pezzo di camperista, che non basta aver seguito la lista di tutte le cose da fare prima del rimessaggio per avere un camper in ordine? Prima di rimetterti in marcia, specie dopo lunghi periodi, effettua un bel controllo della parte meccanica e della motrice. Come avrai capito, i pneumatici possono essere ovalizzati. Guarda bene il battistrada e se è consumato, forse sarebbe anche ora di cambiarli. Il codice della strada sancisce la sostituzione obbligatoria dei pneumatici nel caso in cui il battistrada abbia uno spessore pari o inferiore a 1.6 mm. Lo sapevi? Nemmeno io. E infatti me lo sono andato a leggere. Controlla anche la data di scadenza e la pressione, perché è possibile che sia notevolmente scesa. Se hai la gomma di riserva, dai un'occhiata anche a quella. Fa pure rima. Se invece c'è il kit di riparazione, verifica che sia tutto in ordine. E poi? Assicurati che la cinghia di trasmissione sia integra e che non sia il momento di cambiarla. Lo sai che, oltre al chilometraggio, sarebbe ufficialmente bene sostituire ogni 5 anni? Controlla il livello dell'olio e dei liquidi in tutte le vaschette, compresa quella del tergicristalli. Verifica se hai lasciato il freno a mano tirato, che non ci siano i ceppi bloccati. Se hai i tamburi, chiaramente. Apri il cofano e controlla che qualche animaletto bastardo non ti abbia fatto il nido, magari tra le pulegge. Verifica anche che la frizione non sia bloccata, quindi sii prudente prima di cambiare marcia, come Schumacher. In ogni caso, lascia il motore acceso qualche minuto prima di avviarti per il giro di prova. Riparti con calma.
calma e poi dai due o tre belle frenate per pulire dischi e tamburi. Ovviamente fallo responsabilmente, come diceva la vecchia pubblicità e pure la canzone dei Boogie Morgan. E ancora! Fai un bel pieno e non usare pulitori chimici come se non ci fosse un domani. Spero per te che non ti si siano formate alghe o biofilm. Ma non m'entrare nel panico! Se ci butti dentro tutto l'arsenale industriale che ti propongono le pubblicità, potresti creare morchie e peggiorare la situazione. Certo, un antialghe biokiller come il Green Star potrebbe comunque esserti utile. Io ti metto il link qui sotto, ma tu chiedi consiglio al tuo meccanico. A livello preventivo, comunque, sappi che TUNAP commercializza un prodotto che, usato ad ogni tagliando, aiuta a impedire la formazione di acqua e di condensa nel serbatoio. Si chiama TUNAP Microflex 984. Ti metto il link in descrizione. Per pulire gli iniettori diesel, io ho scoperto un prodotto davvero magico. Si chiama Pardal Top Diesel. Indovina dove ti metto il link? Ma andiamo avanti! Lo sai comunque, dopo tutte queste piccole cosette, qual è la cosa migliore? Fare un giretto dal meccanico di fiducia e farti fare un check-up. Se per i primi minuti vedrai un po' di fumo uscire dal tubo di scappamento... Stai calmo, niente panico! È normale! Se è un mezzo common rail, meglio sempre fare due o tre chiacchiere con un esperto. Ricordati che io non sono un professionista, quindi non mi assumo nessuna responsabilità. Chiaro? Bene, dopo questi piccoli controlli meccanici, andiamo a vedere cosa fare per la tua bella cellulona in vetro resina. I controlli alla cellula. Alla cellula. Eccoci arrivati alla parte della cellula. E mo che famo? Partiamo dalle cose più semplici, no? E allora, eventuale acqua stagnante potrebbe aver creato alghe, biofilm e cattivi odori, oltre alla formazione di microrganismi che ti farebbero davvero poco bene al pancino. Che poi ti viene lo squacquero. Se poi me scureggi per tre giorni, ti si impuzzolisce tutto il camper appena lavato. Cerca quindi di sanificare tutto l'impianto idrico. Io, anche se ci vivo e uso il mezzo 365 giorni all'anno, almeno una volta ogni 6 mesi utilizzo un sanificante igienizzante di Acqua Travel. Ce ne sono comunque molti in commercio, ti metti due che ho provato in descrizione. Si tratta di quello già citato di Acqua Travel e poi Elsan Fresh. Entrambi sono davvero utilissimi per pulire a fondo sia i serbatoi delle chiare che quelli delle grigie. Non prendo una lira da nessuna di queste aziende, sappilo, ma se qualcuno di loro sta in ascolto, mi vendo per pochi piccioli. Scherzi a parte, tu dovresti procedere così. Prendi Pin Calamaro. Ah, svuota tutto il serbatoio, se non l'avevi già fatto prima, e assorbi con una spugna più che puoi, accedendo attraverso i tappi di ispezione. B, apri i rubinetti e fai defluire tutto anche dai tubi. Dal rubinetto deve quindi uscire solo aria, vedi di non bruciarmi la pompa però. Versa la quantità suggerita di prodotto nel serbatoio delle chiare, dalla bocchetta attraverso cui fai il carico. Così pulirai anche il tubo che va al serbatoio. D. Riempi il serbatoio sino a fare il pieno d'acqua. Apri i rubinetti e fai scorrere un po' d'acqua nei tubi stessi. Porterai il prodotto in tutto l'impianto. Lascia agire quanto vuoi, ma almeno 3 ore. Entrambi i prodotti non rovinano le guarnizioni. Più giorni li lasci, meglio puliranno. Magari fatti anche un giro con un po' di curve e zigzaghi. Una volta lasciato agire a sufficienza, non scaricare le chiare dal tappo, ma apri alternatamente tutti i rubinetti, bagni e cucina, e fai defluire così tutta l'acqua. Gira anche il miscelatore in modo da pulire anche il boiler. Non solo igienizzerai i tubi, ma riempirai così anche le grigie e il prodotto ti laverà anche quel serbatoio. Lascia agire qualche ora anche nelle grigie e poi fai un normale scarico. Riempi di nuovo le chiare con 20 litri circa e fai un nuovo risciacquo attraverso i rubinetti. Capito tutto il pippozzo? Dai, è più difficile da dire che da fare. Ma andiamo avanti, che di cosette da dire ce ne sono. Se non hai un van o un monoscocca, ma un bestione montato con un patchwork di pezzi in vetro resina e compensato, controlla bene tutte le sigillature e le guarnizioni. Devono essere belle, elastiche e uniformi. Non scordarti che almeno ogni 5 anni vanno rifatte completamente. Se puoi, portale in un centro specializzato che ti faccia un check-up con igrometro per vedere se ci sono state infiltrazioni. Sai che succede se poi mi sprofondi nel pavimento? Prova tutti gli oblò laterali e superiori e lubrifica le guarnizioni con un prodotto apposito. Te ne ho parlato nell'episodio sull'inverno. Anche queste devono essere morbide e non secche e le chiusure devono essere ermetiche. Se così non fosse, vai a fartele sostituire. Dai un'occhiata alle bombole e vedi che siano piene o che abbiano almeno la possibilità di alimentare le utenze necessarie. Provale tutte, frigorifero se hai un trivalente, stufa e boiler. Non vorrai mica trovarti nel tuo primo weekend senza l'acqua calda
quel frigo che non va. E la birretta fresca? Magari fatti fare una piccola revisione della truma se è questo sistema. Se invece tieni il riscaldatore a gasolio, avvia il bruciatore e lascialo andare al massimo della potenza per 10 minuti. Si pulirà da solo. Controlla le bocchette di canalizzazione e vedi se qualche ragnetto ci ha fatto la tana. In tal caso rimuovi l'ospite indesiderato. Ma ti sei guardato l'episodio sui riscaldatori? Sì, vero? O vuoi che te buchi subito tutte le gomme così non devi nemmeno controllare se sono ovalizzate? Lo trovi qui. Oggi sarà tutto un plin. Ma che ci vuoi fa? Mi piacciono gli effetti sonori. E quindi riattiva gli accumulatori collegando i morsetti o disabilitando lo staccabatterie. Controlla che tutto sia a posto e verifica che non ci siano tensioni troppo basse. In tal caso procedi alla sostituzione, anche se ti auguro di non doverlo fare visto che sembra un bel salasso. Usando un multimetro tipo quello in descrizione, controlla il voltaggio. Lo specchietto riassuntivo che vedi qui ti indica lo stato di carica della batteria. Ti ricordi che le normali AGM gel diminuiscono notevolmente il loro ciclo di vita se subiscono scariche inferiori al 30% della loro capacità nominale? Ma ti ho già detto queste cose altrove, ricordi? A proposito, ti sei guardato il video su quale batteria servizio scegliere? No! E allora te lo metto qui sopra. Anche con i controlli in cellula abbiamo praticamente finito. Voglio però aggiungerti un paio di cosette a compendio. Guarda se ci sono deiezioni o segni di topi e in tal caso cerca di stanarli. Controlla che non ci siano muffe, soprattutto nelle parti in cui i tessuti di cuscini, materassi e tende entrano a contatto con le pareti, dove è possibile che si sia formata condensa. E adesso cosa manca? Lo sai, no? Lo sponsorone! Mi dispiace, brutto pezzo di camperista, ma questa settimana nessuna mega azienda intergalattica ci ha contattati e quindi non abbiamo nulla da mostrarti. Sarà per la prossima, non te incazzà. Invece voglio ricordarti di una cosetta che sembra banale, ma che invece sfugge a molti. Le scadenze. Vabbè, forse non era necessario fare proprio una sezione dedicata a questo argomento, ma mi diverto a fare gli stacchetti in stop motion e quindi va bene così. Ricordati di controllare le scadenze prima di metterti in marcia. Bollo, assicurazione, ma non solo. All'interno del tuo camper ci sono tantissime cose che vanno sostituite o revisionate ogni tot di tempo. La truma, che andrebbe controllata dopo ogni stop forzato. I tubi del gas, che hanno una scadenza stampigliata sul tubo stesso. Il bombolone esterno, se ce l'hai, le cui guarnizioni vanno sostituite e va fatta fare una revisione. Le già citate cinghie di distribuzione e le sigillature, ogni 5 anni almeno, e tante altre cosette che dipendono dal tuo allestimento. Insomma, non partire portando con te una bomba a orologeria o rischiando di fermarti sul vialetto di casa dopo che con la moglie hai impiegato 2 giorni a stipare nel camperone tutto il tuo guardaroba che nemmeno Paris Hilton in crisi di astinenza da shopping al tuo livello. Dai che siamo agli sgoccioli. Conclusioni. Allora, che mi dici di questi memorandum? Sono stati utili? O non te ne fai un cazzo e potevo fare anche a meno del registrare l'episodio? Aspetti i tuoi commenti, anche perché sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa. In ogni caso, io mi farò un bel foglietto dividendo i controlli in meccanici e alla cellula e depennando piano piano ogni verifica eseguita. A proposito del coronavirus, io sto in isolamento volontario da 8 anni, ma i giornali non parlano di me. Comunque, come diceva il buon Albert Einstein, solo 2 cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Ma riguardo all'universo, ho ancora qualche dubbio. Anche per oggi abbiamo finito. Ti ricordo di mettere un like se l'episodio ti è piaciuto. Non dimenticarti i prossimi 2 appuntamenti. Martedì con il classicissimo fuoristagione. Questa volta ti parlo di un posticino davvero davvero gagliardo. E poi mercoledì con una cartolina che ti farà letteralmente morire. Spero tu ti sia divertito, ma come dice l'antico proverbio cinese, se vuoi lidere, lidi coi denti. Se non hai denti, lidi con occhi. Se non hai occhi, lidi con mani. Se non hai denti né occhi né mani, che cazzo lidi? Ciao bello!